l'arte come strumento di cura, noi ci crediamo come strumento per intervento soprattutto sociale. Noi siamo anche qui per rendere attuabile, concretizzabile questo progetto, dobbiamo anche mirare alla formazione non soltanto degli operatori che devono applicare questi strumenti, ma anche i quadri, i dirigenti, i responsabili delle realtà non profit, insomma del mondo dell'associazionismo. L'arte di per sé ha un forte potere di benessere, in quanto utilizzando i vari linguaggi della creatività consente all'individuo di esprimersi e in quanto tale è fattore di benessere. Grazie al Comune di Napoli, che in questo momento sta dando molto spazio a questo tipo di iniziative, ci sarà un convegno il 15 giugno sui linguaggi della creatività e poi una serie di laboratori aperti al pubblico, tutti gratuiti, sulle varie discipline dell'arte che curano. Dal 15 al 25 giugno nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, appuntamento con i linguaggi della creatività tra arte, scienza e formazione nell'ambito del progetto L'Arte che Cura, per promuovere un dibattito sulle potenzialità trasformative e terapeutiche dell'arte tra coloro che si occupano delle terapie espressive, coinvolgendo scienziati, umanisti, artisti ed operatori del sociale e sottolineando come l'arte, per determinare un processo di cura e di trasformazione, debba essere associata ad un sapere scientifico e condiviso. L'immissione di una grande dose di creatività nella vita della nostra città e attraverso la creatività cambiare. Non vorrei che la parola cura traesse in inganno, la cura è una trasformazione, cioè produrre un cambiamento, è un cambiamento innanzitutto nella costruzione della propria soggettività, che però non può mai avvenire in modo isolato. Noi riteniamo che il cambiamento, la trasformazione è sempre un fatto che si deve produrre in comunità e quindi questo è uno strumento concreto, un grande spazio che si apre e che speriamo si possa sempre di più, approfondendo il dibattito, anche generalizzare come diffondersi, accrescersi e coinvolgere in attività quanti più protagonisti della nostra vita culturale ed artistica possibile, perché rendano un servizio in questo modo alla nostra città, che credo ormai dovunque nel nostro paese e anche oltre viene considerata davvero in questo momento uno dei luoghi più fervidi e vitali e più ricchi di creatività.